Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di muscoli a vita. Sono vestito perché ho provato a filmare questo video fuori all'aperto, ma c'era troppo vento, quindi mi sono dovuto rintanare in casa. Comunque, sono appena uscito dalla palestra e volevo parlarvi di un discorso importante che è l'ego lifting, ovvero quando vai in palestra e alzi carichi che sono troppo pesanti per il tuo peso e non li riesci ad eseguire correttamente. Per quale motivo mi è venuto in mente di fare un video così? Perché sono appena andato in palestra e ci stava un ragazzo che ovviamente aveva appena iniziato di fare i pesi, di andare in palestra, molto magro, eppure stava alzando dei pesi che magari alzo, non dico io, però qualcuno che comunque è di un livello intermedio. Ovviamente lo stava alzando malissimo, stava facendo i bicipiti, ma più che alzare con i bicipiti stava alzando con le spalle e stava facendo ad esempio il bent over row, ovvero quello dove fai la schiena così, lo stava eseguendo completamente una schiena curvissima, stava muovendo tutto altro che la schiena. Allora mi è venuto in mente di fare un video per voi di per quale motivo l'ego lifting è veramente una cosa sbagliatissima, e purtroppo anche io ho fatto questo errore in passato, perché ovvio, la prima volta che entri in palestra penso che tutti ti stanno guardando, vuoi far vedere che anche tu sai sollevare i pesi e che non sei debolissimo, ma è normalissimo ragazzi. A me fa più impressione positiva un ragazzo che inizia e inizia con dei pesi leggeri a seconda della sua forza, del suo livello di forza, del suo livello di muscolatura, che un ragazzo che entra dentro e fa finta di provare ad alzare dei pesi o dei carichi esagerati. Fa più impressione positiva il ragazzo che inizia e sta sollevando dei pesi leggeri con forma corretta. Per quale motivo, se voi state facendo l'ego lifting, io vi consiglio veramente di smetterla subito. Per prima cosa, ti puoi infortunare molto facilmente. È molto più probabile che se tu vai in palestra e decidi di alzare un carico troppo pesante per la tua struttura corporea, per la tua muscolatura, per il tuo fisico, molto molto probabilmente, magari a breve termine non senti degli effetti negativi se lo fai solamente una o due volte a settimana, ma ti dico che col passare delle settimane e soprattutto con i mesi, se tu alzi dei carichi troppo pesanti con una forma non corretta, i rischi di infortunio diventano molto molto maggiori. Probabilmente dopo un po' di tempo inizierai a sentire dei dolori che non puoi iniziare a sentire. Questo è il primo modo per interrompere veramente la tua trasformazione, perché è facilissimo infortunarsi se sollevi dei carichi che sono troppo pesanti per te. Per questo motivo, primo motivo che l'ego lifting dovresti provarlo completamente a eliminare e dovresti aumentare i carichi che vanno bene per la tua struttura, per la tua forza, per la tua muscolatura. Seconda cosa dell'ego lifting, ovviamente quando io dico che per crescere bisogna applicare il sovraccarico progressivo, è facilissimo entrare nella mentalità: ok, adesso entro dentro, l'altra volta ho fatto 30 kg sulla panca, oggi ne faccio 35, la prossima volta ne voglio fare 37,5, la prossima volta 40. È ovvio che una volta che voi internalizzate il concetto che il sovraccarico progressivo è quello che vi fa crescere in palestra, è più facile spingerci e provare ad alzare i carichi. Questo però inevitabilmente, se viene fatto troppo rapidamente, i nostri muscoli, i nostri legamenti, il nostro sistema centrale nervoso non si può adattare così rapidamente a questi nuovi carichi, soprattutto se lo stai facendo troppo rapidamente. Che cosa succede poi alla fine? Che inizi ad aumentare di carico, però la tua forma degrada piano piano, ovvero magari prima riuscivi a fare il full range of motion e invece adesso non riesci più a toccare la sbarra al petto, ma fai semplicemente delle half reps. Questa è la prima cosa. Seconda cosa invece, magari quando aumenti troppo rapidamente di carico non riesci più a sentire il muscolo lavorare, ovvero il tuo target muscle, metti che fai la panca piana e vuoi lavorare il petto, se fai semplicemente questi movimenti qua magari inizi a non sentire più esageratamente il petto, ma inizia a sentire le spalle, i lats, eccetera eccetera. Questo è un'altra cosa che è negativa, perché alla fine se tu stai provando a sovraccaricare il petto dovresti sempre mantenere la stessa forma. È come una ricerca scientifica. Quando tu fai una ricerca scientifica ce ne stanno tante che non controllano le variabili, ovvero prendono due gruppi, fanno fare un gruppo, che ne so, l'allenamento di ipertrofia e un altro gruppo l'allenamento di forza, e poi dicono: ah, quelli con l'allenamento di ipertrofia sono cresciuti maggiormente, va bene. Poi vai a vedere il volume, e il volume, c'è uno sbilancio di volume, ovvero quelli di ipertrofia hanno fatto più volume. Oppure, quelli con l'ipertrofia hanno mangiato il doppio delle proteine degli altri. Se vedete in questa ricerca scientifica, le variabili che dovrebbero essere controllate, che sono appunto la dieta, le proteine, il volume totale, la frequenza, eccetera, eccetera, non sono controllate, non sono mantenute costanti e non sono mantenute uguali. Stessa cosa, se tu con l'ego lifting vai in palestra, aumenti di carico, però diminuisci il range of motion, il ROM,
Oppure inizi a usare tipo una forma un po' incorretta ad aiutarti con la spalla, eccetera, eccetera, a tirare sul bilanciere curvando la schiena. Poi come fai a sapere se veramente, realmente hai applicato il sovraccarico progressivo? Se, mentre quando lo facevi, metti i bicep curl con 10 kg, stavi immobile e sentivi i bicipiti contrarre, sei andato, hai aumentato troppo rapidamente, sei arrivato a 15 kg e ora invece stai aumentando e alzando un po' su con la spalla, eccetera, eccetera. Come puoi sapere? Se non hai controllato il full range of motion, come puoi sapere se sei progredito oppure no? Per questo motivo io consiglio a tutti di evitare l'ego lifting, per prima cosa per evitare di infortunarti, per seconda cosa essere sicuro realmente di star progredendo, essere sicuro realmente di star sovraccaricando il muscolo, mantenendo la stessa forma, perché questa è la variabile costante. Se tu vuoi aumentare e vedere quanto riesci a progredire, la forma dovrebbe rimanere uguale, altrimenti è impossibile fare un'equiparazione, è impossibile comparare le due cose. Detto questo, piccolo video rapido rapido qua per voi. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, buttateci un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io stesso ho fatto questo errore troppo, anche perché mi ricordo che volevo aumentare così tanto sulla panca inclinata, sono arrivato a fare 44 kg, però il range of motion era molto molto ristretto. Ora ho abbassato i carichi e sto facendo tutto di nuovo, sto riaumentando piano piano il carico, però mantenendo la stessa forma. Quindi anche io ho commesso questo errore, ti consiglio di evitarlo, così sai veramente se stai progredendo. Detto questo, noi ci vediamo in un altro video. Ciao ragazzi!